And thank you so much for coming to this wonderful special day that we have organised here in Wollongong for the Emilia Romagna Terremotati fundraiser. Before we start, I think it appropriate, especially given the nature of today, that I make an acknowledgement to country. As we gather today, let us acknowledge the traditional custodians of this land, where the Aboriginal people have performed age-old ceremonies of storytelling, music, dance, celebrations, and renewal. Let us acknowledge this living culture and its unique role in the life of Australia today. Let us acknowledge our elders past and present and pay our respects to those who have and still do guide us with their wisdom. Remember our folks, the people back in Emilia Romagna. It is very important for us to share compassion. Now I would like to call upon the President of the Working Committee for the Emilia Romagna fundraiser, Mr. Rocco Perna. Grazie. Thank you all of you for coming and being here today. Welcome to our Emilia-Romagna Earthquake Appeal Luncheon, and thank you for your generous support and your presence here today. We appreciate it a lot because this reflects the level of generosity of our Italian community here in Australia, particularly the one of Wollongong. I only had recently the opportunity of getting a bit closer to this Italian community of Wollongong, and I could immediately see and feel how cohesive, how close, how constructive and how generous the response has been. For the very first moment, we came over and launched this initiative. This is a big credit to you. Thank you again for being here. It has been destroyed. And we have seen also from the video a very important and historically significant pieces of art and architecture were lost. Therefore, that region has fallen on its knees. And in addition to the humanitarian damages, which is always very important and it's closest to our heart, this earthquake has severely destroyed and killed a large thousands of small and medium-sized businesses, which are the backbone of that region and indeed of the whole Italian economy. So thousands of those companies have been destroyed. That situation has been further compromised, as we see, because this is a quite a different earthquake from the normal one, because it has been and it still is
characterized by an incredible number of very strong aftershocks, which is making particularly difficult the return to the normal activities. And this, for example, is the consequence of this has been that I would like to call to the microphone, Italian Consul General, Dr. Sergio Marte, grazie. Buongiorno a tutti. Parlare a questo punto della giornata è forse più complesso, ma allo stesso tempo anche più semplice, perché la maggior parte delle cose veramente importanti sono state dette. Si è parlato del terremoto. Ha perfettamente ragione Perna, le immagini parlano dicono molto di più di mille parole. Si è parlato delle procedure, del fatto di come sono stati raccolti i fondi, tutte le informazioni importanti vi sono state date, per cui io mi concentrerei, e vorrei essere molto breve, su un punto solo, quello del mio ruolo istituzionale. Qua fa sì che io debba compiere, e lo faccio con veramente di cuore, è quello di ringraziare tutti voi. Voi che siete qua oggi e partecipate a questo pranzo di raccolta fondi, ma soprattutto sento la nostalgia d'un passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. I would like to call to the microphone Rachele Ferrari. Thank you.
Martino, stiamo telefonando in Italia al sindaco di Novi di Modena. Portate pazienza, speriamo che ci sia una buona linea. Pronto? Ecco, ci sono 300 persone che di parte di vita australiani che sono venuti per contribuire per la ricostruzione della scuola di Rovereto, di cui tu sei sindaco. Io volevo anche dire una cosa, questa. Avere, guardate, gli italiani di sposo che si ricordano di noi, è una di quelle cose che fa credere, io credo che ce la faremo, ci ho creduto da subito, credo che ce la faremo perché la presenza di tutti quegli italiani, gli italiani romagnoli, ma non solo, che nel mondo, ci stanno aiutando nella dimostrazione persone che convivono con noi, che è una parte importante del coraggio che ci serve per ricostruire. Ecco, io quando parlo di questo mi emoziono sempre, perché quelle cose sono molto pesanti.